Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Siccome sono nuova da queste parti, ho deciso di fare un breve video introduttivo nel quale vi voglio raccontare tre cose. Chi sono, perché ho deciso di aprire un canale YouTube e che cosa voglio condividere con voi attraverso i miei video. Sono Veronica e probabilmente molti di voi mi conoscono dalla mia pagina Instagram. Partiamo dall'inizio di questa pagina che segna anche l'inizio della mia vita un po' più fit. È iniziato tutto più di 2 anni fa quando ho deciso di cambiare tutto il mio modo di fare, di vivere lo sport. Diciamo che non è iniziato tutto in un giorno, ma è stato un lungo processo che mi ha portato poi a fare determinate scelte. Il momento principale però è stato nel periodo in cui mi stavo laureando, cioè stavo preparando la tesi e gli ultimi esami, quindi era tutto un delirio. In quel periodo, essendo molto sotto stress, avendo paura di non farcela, perché chi non ha paura di non farcela quando sta per laurearsi? Boh. E comunque, avendo tutta quest'ansia di non farcela, ho fatto la pessima scelta di non dedicare neanche un po' del mio tempo allo sport a favore dello studio. Io non sto dicendo che sia completamente sbagliato, però non mi stavo rendendo conto che anziché farmi del bene mi stavo facendo solo male, perché non mi davo la possibilità di rilassarmi o comunque di staccare un attimo dallo studio. Oltre a questo, in quel periodo ho cominciato a pensare di dover perdere peso e quindi sono andata a cercare delle cose su internet su come fare senza fare sport, e allora ho trovato tutti questi articoli. Quando mai l'ho fatto, ho trovato questi articoli che parlavano della riduzione delle calorie per dimagrire, e anche questo secondo passo sbagliatissimo in tutto quello che ho fatto. Quindi il mio corpo si è trovato messo a tappeto. Sono arrivata alla fine di questo periodo completamente stremata, non avevo più forze, non ce la facevo più a portare avanti quello stile di vita. Non vi dico quante calorie mangiavo giornalmente, perché non vorrei mai che qualcuno si ispirasse a quelle cavolate che ho fatto io, però ne mangiavo veramente poche e sostanzialmente erano la metà di quello che normalmente mangio adesso. Stavo dicendo che sono arrivata alla fine di quel periodo che ho deciso che quella cosa lì non poteva andare avanti così, e quindi ho cominciato a cercare altre soluzioni per mantenermi in forma ma anche in salute, e ho cominciato inizialmente a integrare con un po' di corsa, che in realtà facevo anche prima. Quindi nonostante la quasi totale assenza di attività fisica durante il periodo della tesi, ogni tanto andavo a correre, che era quindi l'unica attività fisica che facevo in quel periodo. Quindi ho cominciato a seguire dei programmi guidati da personal trainer su internet. Questo diciamo che è stato il passo più importante, perché ho cominciato a vedere lo sport come la fonte di benessere e non più come una punizione per il mio corpo, oppure come qualcosa mirato solo a farmi dimagrire. Ora, MyFit Palette è nato nello stesso periodo in cui ho deciso di cambiare la mia vita, e quindi inizialmente era solo un modo per condividere con gli altri il mio percorso, motivarmi, vedere quello che facevano gli altri e insieme portare avanti questo percorso. Dopo un paio di mesi, quando ho iniziato ad essere un po' più sicura di me stessa, ho deciso di iscrivermi in palestra, e lì mi si è aperto completamente un mondo.
E questo è il motivo per cui adesso, 2 anni dopo, ho deciso di aprire questo canale YouTube, perché sono fermamente convinta che internet e in generale Instagram e YouTube mi hanno aiutata a superare questa brutta fase della mia vita e capire che ci sono anche altri modi per mantenersi in forma. In realtà sono state le persone che ci sono su queste piattaforme ad aiutarmi ad aprire gli occhi, a capire che si può fare meglio. Si possono fare cose per noi stessi e non contro noi stessi, perché non dimentichiamoci, il nostro corpo siamo sempre noi. Se lo trattiamo male, non possiamo pensare di vivere bene. Io questo l'ho capito col tempo. E quindi è questo il motivo per cui ho deciso di aprire questo canale, per condividere con altre persone che come me 2 anni fa si trovano nel punto di partenza e cercano delle risposte alle loro domande. È anche un modo di ringraziare e restituire il favore che l'internet, la rete, la comunità di persone su internet ha dato a me. Quindi restituire il valore che io sono riuscita a trovare su Instagram e su YouTube. Il secondo motivo per cui ho deciso di aprire questo canale, ed è forse anche più forte del primo, è perché ancora oggi nel 2018, quando ci sono talmente tante risorse su internet e intorno a noi, ovunque, che ci dicono che la restrizione calorica non è assolutamente la strada giusta da percorrere per mantenersi in forma, ecco, nonostante questo, vedo ancora tante persone, tante ragazze, tante donne che sembrano avere dei paraocchi e quindi sembrano non vedere, non notare queste cose. Non so se è per pigrizia, ma non credo, o perché si pensa che sia l'unica strada che gli permetta di raggiungere dei risultati. In realtà, secondo me, è più la seconda motivazione, quindi il fatto che siamo sempre bombardati da questi messaggi che sostengono che mangiare di meno ci fa dimagrire, e io col tempo mi sono resa conto che non c'è cosa più sbagliata di questa. Se tu non dai abbastanza cibo al tuo corpo e lo consumi con il cardio, il tuo corpo va in crisi. Quindi comincia a pensare: oddio, aiuto, che cosa sta succedendo? Aspetta un attimo, fammi capire. Devo cercare di mettermi al sicuro. Quindi, cosa faccio? Trattengo tutti i grassi perché mi serviranno nel momento in cui tu non mi darai da mangiare. Quindi si genera questo circolo vizioso in cui tu non mangi perché dici: ah, così dimagrisco. E il tuo corpo invece, appena tu metti in bocca anche un pezzo di sedano, dice: no, aspetta che trattengo tutto ciò che posso trattenere da questo pezzetto di sedano, perché se dopo questa matta non mi dà da mangiare, io posso sopravvivere. Quindi pensate, tu non mangi perché dici: ah, così dimagrisco. E sì, magari nei primi 2-3 giorni dimagrisci, una settimana, 2 massimo, dimagrisci. E dopo? E dopo non dimagrisci più perché hai consumato i muscoli, hai buttato fuori magari un po' di acqua, ma nel frattempo sei ancora morbida. Anzi, forse sei più morbida di prima. Forse ti sembra di essere anche ingrassata. Sali sulla bilancia e la bilancia dice che pesi di più. Wow, quindi cominci a dire: che cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che ti ho appena detto, e cioè tu non dai da mangiare al tuo corpo, il tuo corpo dice: qualunque cosa le metterai in bocca, anche mezzo bicchiere d'acqua, io lo userò come riserva. E questo mi rende molto triste, perché ci continuiamo a convincere e a pensare che questa sia la soluzione, quando in realtà questo non va che a distruggerci. E allora, quando io ho fatto il click, ho capito che mi stavo rovinando,
ho cominciato ad essere amica del mio corpo. Ora io dico nel momento in cui ho fatto il click, ma la cosa più triste è che non succede così, non succede da un momento all'altro, non è una soluzione miracolosa che dalla notte alla mattina ti fa ritrovare la tua forma e ti fa stare bene. Ci vuole tanto tempo, ci vuole tanta pazienza e ci vuole tanta determinazione. Però quello che vi voglio dire è che non è impossibile, anzi, quando in realtà arrivi a dove vuoi arrivare o comunque capisci che stai cominciando ad andare sulla strada giusta, non c'è cosa più bella. In quel momento tutto comincia ad avere un senso, comincia a capire il perché stai facendo tutto questo, perché stai continuando ad andare avanti e perché vuoi continuare ad amare il tuo corpo. Quindi quello che voglio condividere con voi è questo mio percorso, come mi sono motivata e quindi motivare anche voi nel fare il cambiamento, nel cominciare ad amarvi. Quindi su questo canale condividerò quello che ho imparato, quello che imparo ogni giorno, i miei allenamenti, la mia alimentazione, tutto ciò che gira attorno a questo, perché sì, il fitness occupa una parte importante nella mia vita, però non è l'unica cosa che mi interessa, quindi condividerò anche altri miei interessi che fanno parte sempre del mio modo di vivere. Un'ultima considerazione sui contenuti che condividerò attraverso questo canale e in particolar modo sull'alimentazione. Ci tenevo a dirvi che io sono vegetariana, quindi le ricette che condividerò saranno vegetariane o vegane, però non cercherò di convincere nessuno a diventare vegetariano, perché secondo me ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita e quindi di mangiare quello che gli pare, e io sono per la libertà assoluta in questo campo. Però una cosa la posso dire, e cioè sappiamo che le verdure ci fanno bene, quindi potrete usare come spunto le mie ricette per migliorare le vostre e dare un tocco di verde ai vostri piatti. E per chiudere, se pensate che quello di cui parlerò qui può essere qualcosa che fa al vostro caso, comunque che vi può interessare, o sono argomenti che possono aiutarvi nel vostro percorso, ci vediamo nel prossimo video. Prendetevi cura di voi.